città, vediamo dei compagni di Pisa, quindi il comitato c'è anche a Pisa, c'è anche in Versilia, faremo una prima riunione regionale la prossima settimana e vedremo come si va. Noi abbiamo chiamato Eliana perché è amica innanzitutto, una forza della natura secondo, terzo perché è firmataria del documento del primo appello e perché poi facendo parte della rete 28 aprile è particolarmente coinvolta nella lotta contro l'accordo di verticida del 31 maggio, l'accordo CGL, CISL e UIL che ha di fatto fatto scomparire la democrazia nei luoghi di lavoro. Quindi non solo non ci sono partiti di opposizione, ma nemmeno più una resistenza sindacale strutturata, perlomeno che sia disposta a lottare su questi punti. Io do la parola a Eliana. Una cosa dalle ultime cose che ha detto Antonella, perché credo poi arrivo a Rossa al senso appunto di questo tentativo, di questo progetto. Però volevo partire dal punto sull'accordo del 31 maggio, un po' appunto perché per vocazione, insomma, essendo sindacalista, che credo che sia un punto cruciale. E in parte una svolta, secondo me tra l'altro una svolta non tanto rispetto alla politica, diciamo, della CGL, io la dico così, a me non stupisce molto che la CGL abbia firmato quel patto. Secondo me la vera svolta, il vero punto di novità è che la FIOM stia dicendo che questo accordo va bene e anzi stia dicendo che è la vittoria di una lunga serie di battaglie, di anni di battaglie di cui la FIOM è stata promotrice. E credo che appunto per questo, ma proprio per questo punto rivesta un elemento davvero cruciale di importanza. Perché significa invece, adesso provo a dire velocemente perché, significa invece che è una sorta di resa della FIOM rispetto a quelle battaglie. Vado entro nel merito. Guardate, quell'accordo lì, che è l'accordo sulla rappresentanza, dice delle cose, secondo me, giuste come principio, cioè che sarebbero giuste. Quale in particolare? Il fatto che si può sedere a un tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto nazionale, solo quei sindacati che abbiano almeno il 5% della rappresentanza della loro forza lavoro. Misurata come si fa da tempo con il impiego, misurata sulla base degli iscritti e dei voti presi alle elezioni delle rappresentanze sindacali nel posto di lavoro. Io sarei d'accordo con questo principio, lo riterrei un principio anche sano, se non fosse per un punto però che è cruciale, che partecipano e concorrono alla misurazione del 5% delle rappresentanze solo quei sindacati che questo accordo lo abbiano firmato. Quindi soltanto CGL, CISL, UIL, adesso UGL perché l'UGL è corso firmato, e comunque appunto quei sindacati che accettino tutto quello che c'è dentro a questo accordo, quindi anche, poi ci arrivo, meccanismi di tregua sindacale, di tregua sociale. Allora, cioè, io lì è evidente che non posso pensare, come faccio a dire, come fa la FIOM a dire che è la vittoria della democrazia? Perché io sono abituata, credo tutti siamo abituati, che la democrazia è per tutti, non è soltanto per una parte. Non si può garantire il fatto che giusto, il principio giusto di misurare la democrazia, di avere un principio di democrazia e di misurare la rappresentanza, ma soltanto per chi accetta le regole. E le regole che sono dettate da CGL, CISL, UIL e Confindustria, dentro appunto a un recinto ben preciso. Altro principio che riterrei anche giusto,
supera finalmente nel voto delle elezioni all'RSU, si supera il sistema dell'un terzo, l'un terzo dedicato a appunto i sindacati firmatari dei contratti nazionali, cioè CGIL e CISL. È stata un'aberrazione questa sempre, perché ha fatto sì che nelle elezioni dell'RSU tu concorrevi per il 100% dei seggi, quello accanto a te, che era un sindacato di parte, concorreva solo per il 66%. È stata sempre un'aberrazione, si supera, si andrà con il proporzionale, ma solo per i sindacati firmatari. Quindi significa che non è superato un terzo, cosa che è vero, abbiamo sempre chiesto, è che abbiamo in realtà esteso la quota dell'un terzo a tutto il 100% dei voti delle elezioni dell'RSU. Come si fa a dire che questa è democrazia? E faccio un passo indietro. Dicevo che appunto la vera novità è che la FIOM stia dicendo che va bene, ma guardate che non è mai successo che la CGIL abbia firmato un accordo confederale di questa natura senza in nessun modo coinvolgere gli iscritti, perché i lavoratori e le lavoratrici, anche iscritti alla CGIL, non sanno nemmeno che cosa si è andato a firmare, non sono stati consultati. Non che questo avrebbe cambiato qualcosa, perché non credo che, figuriamoci, se la macchina organizzativa della CGIL faceva votare l'accordo, state tranquilli che l'accordo passava. Ma appunto non è mai successo, non tanto che la CGIL non l'abbia mai fatto, ma che la CGIL altre volte l'ha fatto, lo fece con l'accordo del 28 di giugno del 2011. Non è mai successo che il segretario generale della FIOM si dimenticasse di criticare che il fatto che un accordo interconfederale viene firmato senza che i propri iscritti vengano consultati. Non era mai successo, e non è davvero l'elemento davvero di novità è che oggi in Italia non lo stia dicendo, non lo stia dicendo che questo accordo è firmato senza il mandato né dei lavoratori ma nemmeno degli iscritti. E guardate, tra l'altro, un altro punto che ritengo proprio cruciale soprattutto per la storia dei metalmeccanici. Si dice nell'accordo che un RSU, un delegato RSU, che durante il mandato dell'RSU cambi organizzazione, o perché decide il delegato e non gli sta più bene quell'organizzazione e passa ad un'altra, o perché è l'organizzazione che dice che quel delegato non va più bene, bene, mentre oggi quel delegato rimaneva comunque delegato, cambiava organizzazione ma restava in carica, certo che la sua legittimazione veniva dal voto dei lavoratori, domani con le nuove regole, oggi con le nuove regole, quel delegato decade dalla sua carica. Cioè se io vengo cacciata via, non dico se io cambio organizzazione, ma se io vengo cacciata via, non sono più delegato. Perché? Perché la legittimazione non deriva più dal voto dei lavoratori, ma deriva dall'organizzazione. E significa che io, guardate che cambia la natura del ruolo dei delegati nei posti di lavoro, nelle fabbriche, in tutti i posti di lavoro. Perché significa che la tua legittimazione non deriva più dai tuoi colleghi che ti hanno votato, ma dal tuo funzionario sindacale che ti ha messo lì, che ti tiene lì. Perché se il tuo funzionario sindacale, se la tua organizzazione sindacale decide che tu vai via, tu non sei più delegato. Capite qual è l'elemento di diversità enorme? E guardate, su questo, devo dire la verità, anche Landini, al suo gruppo dirigente, ha detto che sì, beh, insomma, questa cosa qui non è che va tanto bene. No, non è che non va tanto bene, è una cosa gravissima, che cambia proprio la natura delle RSU. È come, guardate, se si apportasse la stessa cosa in Parlamento, significherebbe che tutto l'attuale gruppo parlamentare di SEL, che si è fatto eleggere con il PD, perché si è fatto eleggere in coalizione con il PD e ora sta all'opposizione, decadrebbe dall'essere parlamentare. E il principio è esattamente lo stesso. Nella rappresentanza sul Consiglio d'Europa questo sconvolge completamente il principio di legittimità.